Buongiorno, sono Claudia Criscione, sono la coordinatrice del gruppo di lavoro all'interno di Fondazione Zinc su innovazione tecnologica e sostenibilità energetica ed ambientale. Il gruppo di lavoro in questi ultimi 6 mesi ha voluto un po' analizzare le tematiche legate alla sostenibilità, in particolare per capire quello che potrebbe essere il ruolo dell'innovazione, in particolare dell'Information and Communication Technology, diciamo, l'impatto che potrebbe avere su un miglioramento sia delle tecnologie che dell'innovazione che della sostenibilità e quant'altro. Per fare questo, il gruppo si è avvalso di particolari competenze che sono venute sia dal mondo dell'università che dal mondo dell'impresa e la cosa direi più importante è che nell'affrontare le tematiche e quindi nel vederle in una prospettiva a 360 gradi, ci siamo resi conto che per dare una risposta a questo quesito principale, che è il ruolo dell'innovazione e il ruolo dell'ICT in particolare, che è uno dei, chiaramente, l'asset principale di questa fondazione, della Fondazione Zinc, è il suo obiettivo, no? È quello di portare innovazione in tutte le aree, diciamo, del mercato e del business in generale. Ci siamo resi conto che bisognava partire da un'analisi, più approfondita di quelli che fossero le singole fonti di energia e i costi ad essa collegati, perché con questa analisi, che secondo me è molto importante, che ci deve portare a capire quali sono i reali costi legati a queste fonti. E non sono solamente i costi di produzione, i costi di distribuzione, anche i costi di ricerca e di progettazione, se andiamo ancora indietro, ma sicuramente, ed è la parte più importante, i costi sociali, i costi economici, i costi della sicurezza, i posti di lavoro che si fanno o si distruggono, no? A fronte di certe scelte. Anche costi legati, costi diciamoli normativi, i costi legati alla legislazione, gli incentivi. Quindi tutto questo è fondamentale ed è fondamentale proprio per poter poi guidare un'azione rivolta proprio allo sviluppo di idee innovative, a che cosa può fare l'information technology e come, diciamo, possiamo sviluppare nuove tecnologie, nuovi processi, in generale innovazione. E per fare questo, comunque, appunto, come dicevo inizialmente, il paper è stato diviso in un certo numero, diciamo, di capitoli, sono una decina e più di capitoli, che adesso vi riporto. Quindi i capitoli sono stati quello della prima un'analisi di quelli che sono i profili di consumo anche per i diversi settori di industria, per cercare di capire effettivamente dove in questo momento c'è più consumo e quindi quali sono i settori da tenere maggiormente sotto controllo. E qui abbiamo visto per esempio come l'industria del terziario, dei servizi e il residenziale in generale stiano fortemente aumentando di più rispetto per esempio al settore industriale. Questo anche chiaramente rispetto ad una crisi che comunque è in atto, ancora in atto e comunque lo è stata negli anni sicuramente molto forte negli anni precedenti, in particolare nel 2009, dove però una delle analisi che abbiamo fatto e con il contributo del professor Capra del Politecnico, che è stata parte stabile di questo gruppo di lavoro e ci ha dato chiaramente il suo prezioso contributo, che anche nel 2009 c'è stata una flessione, diciamo, della produzione, però in realtà non c'è stata flessione dei consumi. Quindi se andiamo a vedere quello, e qui così introduciamo il concetto dell'efficienza energetica, quindi l'efficienza energetica è, diciamo, diminuita, no? Rispetto quindi a quelli che erano produzione e consumi.
L'altro aspetto fondamentale è stato quello di una definizione, almeno ancora teorica, che poi con la ricerca che andremo a fare dovrà meglio essere sviluppata, che è quella del concetto di profilo energetico ideale. Quindi, proprio partendo dalle considerazioni legate all'efficienza, proprio all'efficienza energetica e al risparmio energetico, che vuol dire per prima cosa sapere da dove parto. Io per fare efficienza, per fare risparmio, devo assolutamente sapere che cosa sto consumando e dove, come, in quali processi, con quali modalità. Per cui molto importante in questo concetto, sapendo dove sono, poi cercare di capire dove devo andare, cercare di capire quale sia il mio effettivo profilo energetico, che cosa sarebbe il giusto che devo andare a consumare in termini di energia e anche in termini di relative emissioni di CO2, che non ci dobbiamo dimenticare perché stiamo parlando di sostenibilità e quindi anche questo è particolarmente importante, quindi non è solo il consumo energetico, ma anche che cosa facciamo e quali danni portiamo poi all'ambiente, quante emissioni sviluppiamo. Quindi in questo, diciamo, per capire quindi qual è il mio giusto posizionamento, sia io un'impresa, sia una società pubblica, un comune, un territorio, una filiera, cioè qualsiasi, diciamo, entità, dovrebbe posizionarsi rispetto a che cosa? Rispetto appunto a un profilo, rispetto a quello che è il suo tipo di business, a come fa il business, a quali, quindi essenzialmente riportato proprio alla appunto al core business. È chiaro che io non è che possa eliminare tutte le emissioni, non posso eliminare tutti i consumi, no? Perché c'è un punto di non ritorno. Quindi molto importante sapere qual è questo punto ideale, appunto, il profilo energetico ideale. Non è facile misurarlo e crediamo infatti che sia uno o potrebbe essere uno degli elementi principali della nostra ricerca. Ha un altro aspetto che abbiamo considerato cioè tra i capitoli del nostro paper, naturalmente sono state così un po' lo stato dell'arte delle tecnologie e quindi legate alle singole fonti energetiche, quindi anche questo ha creato un certo, diciamo, una certa discussione, un certo numero di quesiti che si sono posti, no? Dove effettivamente dobbiamo andare a investire? È giusto che investiamo nell'eolico, il fotovoltaico di prima, di seconda, di terza generazione, si parla, no? Quindi anche di nuove, ancora di quarta generazione. Quindi, anche questo aspetto è particolarmente importante, riteniamo proprio che innovazione e probabilmente anche l'information technology possano dare un grosso contributo. Il grosso contributo chiaramente dell'information technology proprio anche nell'efficienza energetica, nel risparmio, nell'ambito appunto delle misure, delle misurazioni, che anche questo è un elemento importante nel monitoraggio, nel controllo, nella rilevazione, anche con metodi e metodologie sofisticate. Quindi questo sia a livello delle aziende, ma anche a livello, diciamo, dei territori, quindi concetti di smart grid, di energie distribuite, di città intelligenti. E quindi c'è tutto un discorso molto, molto interessante sul quale tanto si sta dicendo, ma che probabilmente poi ha ancora degli spazi, diciamo, di ricerca più puntuale da andare ad indirizzare. L'altro tema importante in generale è quello legato alla comunicazione, all'informazione, quindi alla sostenibilità, alla qualità della vita e alla percezione che il singolo cittadino ha di queste, diciamo, di queste tematiche e come si approccia ad esse, quindi un ruolo particolarmente importante che diciamo, il sistema dovrebbe avere proprio quello di portare informazione e comunicazione nel giusto modo e trovare anche le forme migliori di comunicazione. Probabilmente a volte anche
sanzioni possono essere, no, azioni sanzionatorie possono essere molto importanti per dare certi messaggi sul territorio. Quindi anche questo sono cose sicuramente da approfondire. Allora, per quanto riguarda quindi la ricerca, no? Il paper aveva proprio l'obiettivo di indirizzare un percorso di ricerca, come noi abbiamo chiamato, perché effettivamente guardando i tanti aspetti legati alla sostenibilità e all'energia, è chiaro che il campo si amplia tantissimo, questo è chiaro, no? Però identificando i principali elementi che ci sono all'interno di questo, abbiamo identificato appunto un percorso di ricerca. Questo percorso ci vede, diciamo, come punti principali vedere le potenzialità del risparmio energetico e dei modelli per renderlo economicamente sostenibile. Allora, poi criteri oggettivi per la scelta delle fonti energetiche, proprio in base, diciamo, a quell'analisi puntuale o più puntuale possibile dei costi legati alle singole fonti e una modellizzazione, diciamo, di questi costi, e una elaborazione di modelli sia dal lato del consumo sia dal lato della produzione. Con, diciamo, quindi affrontando queste tematiche, poi il nostro obiettivo ultimo, così come si diceva all'inizio, è capire se da questa intersezione di dati che avremo preso sulle fonti energetiche, sulla sostenibilità e sul ruolo e sulle tecnologie anche informatiche, no, possa nascere, diciamo, un percorso virtuoso appunto in merito all'efficienza e al risparmio energetico. Un altro elemento che ci sembra interessante, sempre come dico in questo percorso di ricerca che ci siamo programmati, non sicuramente a 5-6 mesi, ma anche a tempi molto più lunghi, è quello di capire, per esempio, che cosa vorrebbe dire applicare uno scenario Blue Map 2050, questo scenario europeo, all'Italia, quindi arrivare anche al 40% di fonti rinnovabili, piuttosto che a un maggiore utilizzo di biocombustibili e quant'altro. Questo credo che, avendo fatto tutta l'analisi precedente di cui si parlava, potremo anche a questo dare un significativo contributo e una significativa risposta. Se questo è il percorso di ricerca molto ambizioso, ce ne rendiamo conto, d'altra parte lo riteniamo fondamentale. La ricerca che vogliamo lanciare subito e espletare nei primi 6 mesi, diciamo, nei primi 6 mesi, vuole sicuramente cominciare a puntualizzare e a evidenziare e mettere, diciamo, in fila i costi. Abbiamo detto questi, i costi delle varie fonti, declinati, come abbiamo detto, nelle costi produzione, distribuzione, sociali, economici, normativi, eccetera, eccetera, quello che prima abbiamo detto. Cercare di definire un modello dove prendere tutti questi dati e che ci permetta quindi di andare a definire un miglior mix energetico, piuttosto che un profilo energetico ideale, così per usare queste parole che stiamo cercando di inserire già come inizio della nostra ricerca, in una determinata industria, come si diceva prima, in una filiera, in un territorio, in una zona climatica, perché anche per esempio il clima chiaramente può cambiare moltissimo, no, l'utilizzo o comunque la scelta del mix energetico da fare. Per rendere più concreto questo primo lavoro, questa prima ricerca, abbiamo pensato di coinvolgere un territorio pilota, dove poi andare quindi effettivamente a misurare e a verificare quello che o sulla carta o dalla ricerca venisse fuori, e abbiamo fatto un accordo con il Parco Scientifico e Tecnologico della Valle Scrivia, in Piemonte. Ringraziamo appunto l'ingegner Longa, che è presidente e amministratore delegato di questo polo e che ha contribuito appunto ai lavori del paper.
e il Polibre, che è l'ente, diciamo, gestore ed è il polo per l'energia rinnovabile.